Ciao ragazzi e ragazze, ben ritrovati nel canale, è un calorosissimo benvenuto ai nuovi. Siete sul Vagatto della Papessa, oggi con questo interattivo andremo a vedere se la persona che avete pensato si è pentita di quello che ha fatto. L'interattivo è generale, non è rivolto soltanto alle questioni romantiche, potrebbe essere rivolto anche a situazioni affettive di carattere genitori-figli, fratelli, cugini, amici, quindi è ad ampio spettro. Perché il sentimento del pentimento non è legato necessariamente alle situazioni romantiche. All'inizio della variante, per contraddistinguerla e farvi capire se è la vostra oppure no, vi racconterò com'è fatta la persona. Per cui se all'inizio non vi risuona, quindi capite che non sta parlando della vostra persona, scegliete l'altra variante. Se nessuna delle due varianti risuona con voi, non vi disperate, all'interno del canale ci sono altri interattivi per cui provate a spulciare anche fra quelli. Essendo delle energie generali, non sempre tutto può risuonare. E a proposito di questo, ancora una volta vi ricordo che, essendo delle stesure generiche e generali, devo cogliere più sfumature, per cui non tutto al 100% potrebbe risuonare. Prendete ciò che risuona con voi e lasciate andare tutto il resto. Ancora una volta, prima di scegliere, voglio ricordarvi che siamo anche su Instagram, per cui se avete la voglia e la curiosità di seguirci anche lì, dove ogni giorno proviamo a pubblicare delle frasi motivazionali, consigli sui cristalli sull'erbe, mettiamo la carta del giorno, facciamo le previsioni dell'oroscopo una volta a settimana. Quindi, se vi va di essere intrattenuti anche per altre tipologie, di cose che hanno a che fare con il mondo esoterico barra energetico, vi consiglio di seguirci anche lì. Pian piano anche su Instagram inizieremo a mettere dei consigli su come utilizzare le genese, le piramidi, se ha senso utilizzarle oppure no. Quindi diciamo, torniamo ad ampliare di nuovo lo spettro del Bagatto e la Papessa, che come tutti quelli che ci seguono fin dall'inizio sanno, nasce come progetto molto più grande di così, quindi non è fatto solo da questi interattivi, ma è fatto anche da corsi sui tarocchi, corsi sulle sibille, è fatto anche da cristalloterapia, reiki, stimolazione neurale, trattamenti energetici in generale, I Ching, rune, che non abbiamo avuto la possibilità mai di approfondire nel canale perché non è una cosa, diciamo, una cosa più di nicchia. Per cui se vi fa piacere seguiteci anche su Instagram perché il confronto è molto bello e mi piacerebbe appunto creare una community di confronto e di commenti positivi. Ok, nel frattempo vi chiedo di scegliere fra una di queste due varianti, la variante numero 1 con gli After Tarot e la variante numero 2 con i tarocchi delle porte. Pensate intensamente alla persona di vostro interesse. Ovviamente, come vi dico sempre, mettete in pausa il video se vi serve più tempo, chiudete gli occhi, immaginatela dalla testa ai piedi e appena riaprite gli occhi scegliete di getto quale dei due mazzi vi ricorda di più la persona in questione. Intanto, spero che abbiate scelto. Mettiamo questa da parte e partiamo con la variante numero 1. Quindi, variante numero 1, benvenuta nell'interattivo. Come va? Spero vada bene. Lasciatecelo anche nei commenti, quindi diteci un po' come sta andando, se vi piacciono gli interattivi, se avete delle richieste in particolare. E intanto andiamo a vedere chi è il personaggio a cui hai pensato. Come tutti gli interattivi, ti ricordo che questo è un video rivolto a tutti i sessi e che è generico. Puoi pensare a chiunque, puoi scegliere più varianti pensando a più persone. E andiamo a descrivere il soggetto a cui tu stai pensando. Vediamo un po'. Variante numero 1. Allora, la persona a cui hai pensato, anzitutto io vi do i segni come sempre. Però, come sempre, vi ricordo che sono dei video generali, del tutto generici, per cui capite se il segno vi risuona oppure no, ma cercate di capire anzitutto se la variante è vostra dalla descrizione che vi do. Comunque, qui è fortissimo il segno sia del leone che del cancro. Vi dico, questa è una persona che ama apparire, è una persona che porta sempre l'orgoglio prima di tutto, ama la vittoria, ama vincere, e questo lo fa perché vuole apparire positivamente nei confronti degli altri, quindi teme molto l'opinione che gli altri hanno di lui o di lei. È una persona tutto sommato che è appagata dagli affetti che ha, quindi appagata dal giro di amicizie, appagata dalla famiglia, ha un bell'ambiente familiare. Potrebbe essere in coppia oppure no, cioè scusate, potrebbe essere in coppia, perché qui con questo 10 di coppe e questo 6 di bastoni mi risulta una persona vincente, quindi dal suo punto di vista, dal punto di vista affettivo, questa è una persona che pensa che non gli manchi o non le manchi nulla. È
È una persona di bell'aspetto, fondamentalmente potrebbe essere molto carina, curarsi quando si veste, quindi indossare anche degli abiti molto carini, quindi potrebbe aiutarvi a capire chi è, chi c'è il 3 di denari, il 10 di denari e il 3 di coppe. Ok, perfetto. Molti tre, per cui vi dico qui le situazioni potrebbero essere che visto che è uscito il 10 di coppe, potreste essere degli amici, far parte della stessa cerchia. Qua, se c'è una relazione a tre, perché sono usciti due tre che mi fanno pensare proprio di una collaborazione in cui ci sono più persone coinvolte, più personaggi coinvolti. E non escludo che entrambi abbiate degli impegni, proprio perché è uscito il 10 di coppe e il 10 di denari, il 3 di denari e il 3 di coppe, per cui queste potrebbero essere situazioni di triangolo o di quadrato. Se non state chiedendo per una situazione romantica, qui potrebbe essere anche un vostro collega. Quindi potrebbe essere una questione legata ai colleghi, oppure potrebbe essere tranquillamente qualcuno di famiglia. Vediamo un po', quindi non è il vostro marito, non è il vostro partner ufficiale, quello per cui state chiedendo. È o un collega, con molta probabilità, o qualcuno con cui intrattenete una relazione extra, oppure un familiare lontano, del tipo un cugino, uno zio, no, direi più al pari, quindi un cugino, massimo un fratello. Quindi cercate di capire se la variante è la vostra. Intanto andiamo a descrivere il personaggio. È una persona che è molto attaccata alle sue origini, è molto attaccata a quelli che sono gli ideali che sono stati trasmessi dai suoi genitori. È un gran lavoratore, una gran lavoratrice. E quando lavora lo fa con amore, con passione. Tra l'altro è una persona a cui piace anche festeggiare, quindi è prevalentemente allegra, si mostra almeno prevalentemente allegra, perché quello che usciva prima è che ciò che è dentro questa persona e ciò che dimostra poi non coincide moltissimo. Qui vedo un attaccamento di questa persona in particolar modo alla figura paterna, oppure potrebbe essere a un nonno, però sicuramente o un padre o un nonno ha lasciato un impatto molto forte nel carattere di questa persona, che in generale si concentra molto su quelli che sono i suoi affari, su quella che è la sua crescita, su quelli che sono i suoi obiettivi, su quella che è la sua autorealizzazione. Qui però con questo 3 di coppe, per quanto riguarda il lavoro, la vedo una persona che sa già i passi che deve intraprendere, quindi sa già cosa deve fare ed è anche abbastanza paziente, quindi sa che adesso magari all'inizio oppure che sta pian piano realizzando un qualcosa che poi potrebbe fruttare più in là. Quindi dal punto di vista lavorativo ed economico, questa è una persona molto ponderata. Non vedo che ha difficoltà economiche, anzi, tutto sommato sta anche bene, forse viene anche da una buona famiglia. Quello che vedo invece dal punto di vista affettivo è che sì, ha dei grandi affetti, è molto contento, festeggia, si muove molto bene nella società e in ciò che sono gli affetti in generale, però quello che vedo è che è una persona leggermente superficiale, quindi potrebbe avere quel genere di superficialità che magari non vi permette di capirla fino in fondo. Questo perché si adatta bene alle situazioni, per cui se c'è da divertirsi si diverte, se invece c'è da ascoltarvi vi ascolta, però fino in fondo quello che vuole questa persona non si sa dal punto di vista affettivo, proprio perché mi emerge un po' di superficialità. Se è una relazione a tre, poi vi dico, la persona, come anche voi, dopo tutto, è molto proiettata su quella che è la sua stabilità, su quella che è la sua concretezza. Per alcuni di voi, visto il 3 di coppe, potrebbero esserci anche dei bambini di mezzo, dei figli di mezzo. Quindi questa persona è concentrata soprattutto su quello che sta costruendo, su quello che in passato ha già costruito e si lascia molto condizionare da quelli che sono i consigli o dei genitori o da una persona più grande di lui, della famiglia, che in qualche modo sa cosa dire e sa come portarlo a prendere determinate decisioni. Se avete riconosciuto la persona, andiamo a vedere variante numero 1, se vi chiederà scusa per quello che ha fatto, comunque se si è pentito per quello che vi ha fatto, quindi se ha del pentimento nei vostri confronti. Andiamolo a vedere, mettiamola qua. Andiamo a vedere se la persona a cui ha pensato, la variante numero 1, si è pentita di quello che ha fatto. Andiamo a vedere. Allora, ancora una volta qui mi viene una persona che si concentra moltissimo sul lavoro, su quello che deve fare.
e sulla propria famiglia. Quindi dovessi dire quello che ha fatto questa persona, ed è forte come messaggio, perché il 10 di coppa è uscito qui e il 10 di coppa è uscito nella stesura della persona. Quindi qui è molto forte il concetto che tutto quello che fa lo fa per amore della famiglia. Vi ripeto, potrebbero esserci dei bambini di mezzo, ancora una volta potrebbero esserci i consigli di un genitore o di un nonno, di qualcuno che in qualche modo, di uno zio più anziano che lo sta o la sta indirizzando verso queste scelte. In ogni caso, questa è una persona che quello che sta facendo per la sua famiglia lo fa con le più buone intenzioni. Per cui qua intanto mi viene che è molto concentrato su questo. Vediamo cosa dice la stesa. Quindi vediamo se si è pentito di quello che ha fatto. Ok, vi inquadro tutte le carte e arrivo come sempre a raccontarvele. Speriamo siano dritte. Ok, si è pentita questa persona. Allora, è stata una scelta necessaria. Questo è quello che mi dicono le carte. È stata una scelta che questa persona ha preso a mente fredda, a mente lucida. È stato un qualcosa del tipo io. Ho bisogno di prendere una pausa, ho bisogno di allontanarmi, ho bisogno di fare questa cosa qui per il bene, per il benessere, per proteggere la mia famiglia. Ciò a cui tengo. Questa persona è molto attenta nei vostri, è stata molto attenta nei vostri confronti, ma è ancora di più attenta nei confronti della famiglia. Vi dico, non è cattivo come individuo, come personaggio, semplicemente mettendo su una bilancia voi e la famiglia e ciò che, a cui lui tiene. O comunque la cerchia di amici a cui tiene di più, quindi magari c'è un migliore amico di mezzo, cose di questo tipo, ha scelto di andare da un'altra direzione. La scelta che ha fatto non l'ha fatta a cuor leggero. Sicuramente è un qualcosa che ha macinato molto a livello mentale, però questo 6 di spade mi parla proprio di lui che cerca di fermare tutto ciò che potrebbe essere uno tsunami nella sua vita e di proteggere ciò a cui tiene. Prima era quasi caduto il 2 di spade nella lettura, adesso mi sto concentrando su queste 2 spade di questa carta, per cui mi viene proprio che è stato combattuto, cioè è rimasto combattuto fino alla fine sul cosa fare. Quindi non è stata una decisione semplice, questa è una lancia da spezzare a favore di questa persona. Però nel momento in cui l'ha fatto, quello che ha fatto sicuramente non è stato gentile, perché il modo in cui l'ha fatto, quindi le motivazioni per cui si è mosso, probabilmente sono anche nobili. Il modo in cui l'ha fatto non è stato dei migliori. Questa persona infatti sa di aver fatto la cosa giusta, ma di non averla fatta bene. Infatti, prima di prendere la decisione, probabilmente qui c'è stato un allontanamento, ci sono state anche delle brutte parole, c'è stato un taglio, qui esce proprio un personaggio losco, quindi con voi si è comportato malissimo, nonostante la bella descrizione che abbiamo fatto all'inizio, qua vi ha fatto proprio versare lacrime. Vi ha proprio ferito perché queste 2 coppe che sono cadute mi fanno pensare proprio a un dialogo, un rapporto, un qualcosa di bellissimo che stavate costruendo insieme. E qui questa persona vi ha proprio uccisi, cioè è stata proprio una ferita nel cuore profondissima. Tant'è che quando poi finalmente, visto che c'era tutta quella gioia, quell'allegria, questa persona comunque vi trasmetteva gioia, allegria, vi sosteneva, vi dava importanza, quindi nel momento in cui si è allontanata, voi avete iniziato a chiedervi quanto reale fosse il rapporto con questa persona, quanto fosse bugiarda, quanto fosse meschina. E in effetti qui delle bugie ci sono state, perché per molti di voi non c'è stato neanche il chiarimento effettivo del perché ha fatto quello che ha fatto. Per altri, magari questa persona ha addossato su di voi la responsabilità, per altri ancora, che è quello che emerge maggiormente qui, questa persona pian piano si è staccata da voi senza dirvi il perché. Pentimento. Allora, vedo più un senso di nostalgia qui rispetto che un pentimento, proprio perché questa persona sa che l'ha fatto perché andava fatto, come vi dicevo, e vuole mantenere questo status, quindi sicuramente resta in allerta rispetto a quelle che possono essere le vostre possibili mosse, perché vede in voi una creatura innocente rispetto a lui. Lui o lei, chi è questa persona, è molto più machiavellica in quello che fa. E infatti le azioni che ha fatto, è uscita la carta del diavolo, non sono state proprio pulite, tant'è che in voi ha causato rabbia, frustrazione,
E anche un senso di dipendenza e di vuoto, perché dall'oggi al domani questa persona si è staccata senza darvi delle grandi spiegazioni, o comunque quelle che vi ha dato sono state delle menzogne, qualcosa non vi è quadrato, per cui è rimasto questo vincolo molto forte che non riuscite a spezzare. Quindi qui la persona non si è pentita. Sicuramente ha un senso di nostalgia, ancora sente un attaccamento nei vostri confronti. Fino in fondo, comunque, lui o lei hanno intrapreso un nuovo percorso, quindi si sono allontanati e distaccati da voi e l'hanno fatto volutamente, alla ricerca della loro felicità. Quindi qui è stato proprio un gesto egoistico. Può una persona così egoista, come vi dicevo prima, che mette l'orgoglio e l'egoismo al primo posto, pentirsi di quello che ha fatto? Al più rimpiange quello che ha perso, ma non si è pentito di quello che ha fatto. Vediamo un po' cosa vi consiglia il Moonology, variante numero 1. Variante numero 1, cosa ti consiglia il Moonology? È tempo di fare delle azioni. E poi sotto è medita e contempla, quindi qui secondo me le azioni, cioè il pensiero, il ragionamento sul perché l'ha fatto c'è stato, però secondo me questo medita e contempla ti chiede di andare ancora più in profondità e ti chiede proprio: ma ti meriti tutto quello che è successo? Ha senso tutto quello che ha fatto questa persona? E comunque vi dico, questa persona è anche arrabbiata con voi perché in fondo voi non lo avete capito o non l'avete capita. E questo è un messaggio molto forte che arriva. Volete che vi riparli, volete che si faccia di nuovo sentire. Questa persona di suo non lo farà, proprio perché ha deciso di staccarsi con questo 8 di coppe, contrapposto all'asso di spade. Tra l'altro non penso potrà tornare sui suoi passi a breve, almeno non nel qui ed ora. Perché come vi dicevo c'è tanta testa. E l'unico sentimento che emerge da questa stesa è anche la rabbia. Quindi probabilmente qualcosa è successo fra di voi, magari ci sono state delle liti come vi dicevo prima, per cui è anche abbastanza arrabbiata con voi. Potrebbe risultarvi anche tagliente. Allora, qui è tempo di fare delle azioni. E in effetti, variante numero 1, è tempo di fare delle azioni. Però ti dico, queste azioni secondo me devono essere fatte non tanto nei confronti di questa persona, quanto nei tuoi confronti. Cosa vuoi davvero? Vuoi ancora questa persona nella tua vita? Vale la pena riaffrontarla? Se tu vuoi di nuovo ricucire un rapporto con questa persona, sappi che di nuovo potrebbe succedere che questa persona metterà di nuovo sul piatto della bilancia te e ciò a cui tiene. Quindi, se vuoi recuperare il rapporto, pur consapevole che questa persona comunque potrebbe risbagliare nel tempo, fallo. Ma il tempo di fare queste azioni di questa luna nuova in Ariete mi fa venire proprio in mente un qualcosa di nuovo, quindi esci da questo loop, perché con questo diavolo finale questa persona ti ha proprio intossicato, adesso è come se tu fossi in una stanza piena di fumo, quindi quello che ti sta chiedendo il Moonology, secondo me, apri la finestra e fai uscire questo fumo. Vai, agisci, muoviti, staccati anche tu, intraprendi anche tu un nuovo percorso, come ha fatto questa persona. Ti ripeto, se hai proprio voglia di fare pace, sappi che il rapporto comunque resterà così, non ci saranno dei cambiamenti, non c'è un cambiamento importante, proprio perché questa persona non si è pentita di quello che ha fatto. Intanto, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. E che vi siete ritrovati nella variante. Se vi siete ritrovati, lasciateci un like, raccontateci anche la vostra storia, quindi chi è questo losco individuo che vi sta facendo penare in così tanto. Diamo il benvenuto alla variante numero 2, quindi variante numero 2, andiamo a vedere se la persona a cui ho pensato si è pentita di quello che ha fatto. Anzitutto andiamo a capire chi è questa persona, quindi andiamo a capire chi è la persona a cui ho pensato la variante numero 2. Questa bella sodalite. Vediamo un po' a chi hai pensato, variante numero 2. Oh. Allora. Quindi qui è uscito, sono usciti l'arcano della luna, come vedete, l'asso di bastoni, quindi sono coinvolti prevalentemente tutti i segni di fuoco ed è coinvolto in particolarmente Cancro, Scorpione.
Allora, che io ovviamente i segni ve li dico, ma come sempre vi dico, lasciateli, diciamo, sospesi, cercate di capire se risuona di più o meno con voi in base alla descrizione che vi farò. Chi è questa persona? Beh, passionale è dir poco. Questa è una persona che ha una grinta e un'energia da matti. È una persona che ama il sesso, ama il rapporto fisico, ama il contatto fisico. Ha una grande energia non soltanto dal punto di vista sessuale, ma da tutti i punti di vista. Probabilmente potrebbe anche fare sport. Comunque è una persona di iniziativa, ama le nuove iniziative, ama i nuovi inizi. Quello che viene però è che questa è una persona fondamentalmente molto turbata. C'è qualcosa nell'animo di questa persona che è diverso rispetto a quello che vuole mostrare. Qui c'è proprio uno stacco molto profondo su ciò che dimostra, quindi uno molto baldanzoso, bello allegretto, è quello che è. Fondamentalmente potrebbe essere una persona triste, una persona con delle lacune interiori, una persona con dei problemi, una persona che potrebbe essere anche un po' depressa o comunque avere qualche problema di questa natura. È una persona che è sempre alla ricerca di un qualcosa che non riesce mai a raggiungere, non riesce a vedere chiaramente quello che desidera, ha le emozioni molto confuse, cioè, ha delle emozioni anche profonde, perché è scosso anche tanto, però quelle emozioni che emergono in questa persona sono sempre turbate da un qualcosa a livello mentale che le distorce. È come se, ad esempio, non so, sta con voi, dovrebbe essere felice, magari anche nei momenti di passione, però poi quello che succede in questa persona è che subentra un qualcosa di particolare per cui si tira di nuovo indietro e si chiude a riccio. Vediamo un po' cos'altro aggiungono le carte per questa variante. Ok, emerge la regina di bastoni, la regina di spade. E il 9 di coppe. Oh. Allora, vi do la prima impressione: qui ci sono diverse persone coinvolte. Allora, per alcuni, la persona per cui state chiedendo è una donna. Però io comunque, come vi dicevo, l'interattivo lo apro a tutti e visto che ho chiesto chi è questa persona, cerchiamo di capire a 360 gradi. Se è un uomo, qui vi dico che è un uomo che ama circondarsi da mille donne, probabilmente ha una donna ufficiale, ma poi tutto intorno. C'ha un entourage non da poco. Ed è una persona che ama anche collezionarle come se fossero, non dico dei trofei, però delle conquiste. Questa persona potrebbe avere dei problemi di autostima, in effetti, perché quella luna me lo può pur far pensare. Magari compensa nell'aspetto fisico e nella performance sessuale quello che è una lacuna dal punto di vista emotivo. Quindi si sente in difetto rispetto a qualcosa. Sicuramente se è una donna, è una donna affascinante, una donna di iniziativa, che può essere tanto dolce quanto, non voglio dire la parolaccia, può essere tanto dolce quanto inflessibile, tagliente. Comunque c'è una grande energia, come vi dicevo, è fortissima l'energia di questa persona, ma è anche molto intelligente, arguta, colta e anche abbastanza ironica. Quello che emerge in questa persona è che probabilmente cerca sempre con la testa di coprire tutto quello che c'è sotto. Quindi cerca un po' come. Avete presente quando alcune persone si annoiano a pulire, non vogliono pulire e quindi spazzano tutte le briciole sotto i tappeti per non farle vedere, tipo come nei cartoni animati di Tom e Jerry? Ecco, è una persona di questo tipo, ha un problema, lo nasconde sotto il tappeto e poi sotto il tappeto inizia ad accumulare un sacco di problemi, però intorno a sé questa persona vede tutto perfetto e tutto liscio. Cos'altro vi posso dire di questa persona? Beh. È una persona che ama i piaceri della vita, molto, potrebbe amare una buona tavola, il buon cibo, il vino. In generale, qua vi dico che nella vostra situazione, o comunque nella vita di questa persona, ci sono diverse voci coinvolte. Quindi è vero che ha quella confusione, ma quella confusione potrebbe essere determinata dal fatto che ascolta prima un consiglio, poi un altro consiglio, poi un altro, per cui alla fine questa persona pensa di aver fatto le cose bene, le cose giuste, però combina soltanto dei gran casini. Cos'altro vi posso dire? Ovviamente sono coinvolti anche tutti i segni d'aria in questa lettura perché è uscita la regina di spade.
Tutti i segni di fuoco già ve li ho detti, e con questo 9 di coppe sicuramente anche il segno del pesci, però come vi dico sempre, magari il vostro segno non è stato nominato o contemplato, però guardate anche gli ascendenti e soprattutto capite in base a quello che vi sto raccontando. Sicuramente questa è una persona che all'inizio vi dà dolcezza, amore, dirige molto la situazione, poi da un momento all'altro se vi deve tagliare fuori lo fa. Questa è una persona che se deve tagliarvi fuori dalla sua vita lo fa tranquillamente. In più, quello che vedo qui è che per alcuni di voi potrebbe esserci stata della competizione con questa persona, o comunque questa persona si sentiva in competizione con voi, o nella vita di questa persona c'era qualcuno che si è sentito in competizione con voi, e questo è stato motivo poi di problemi, di pettegolezzi. In ogni caso, questa è una persona che non vuole entrare troppo nei problemi degli altri, non è molto empatica. Sicuramente è sensibile, però c'è già tante di quelle turbe, questa persona che non vuole entrare in quelle che sono le condizioni altrui. Però vi dico, questa è una persona che nella sua vita, se un uomo ha collezionato diverse donne, quindi questo è il classico matador. Se invece avete chiesto di una donna, questa è una donna che nella sua vita ha conquistato molti successi, per cui ha avuto tanti successi, non escludo anche dei trofei quando era giovane, quando era in giovane età. Però quello che mi fanno vedere qui è che per collezionare questi successi non fa sconti a nessuno e potrebbe essere in competizione o in conflitto con voi, quindi potrebbe essere mossa da competitività. Andiamo a vedere se vi siete riconosciuti in questa variante, se la persona di vostro interesse si è pentita di quello che ha fatto. Visto che è uscita la sodalite è la pietra dell'amicizia, anche della parola detta per chiedere aiuto. Quindi qui potrebbe essere una questione anche tra amici, ok? Se non è fra amici, potreste dover chiedere aiuto a degli amici o chiedere aiuto, ok? Perché viste le energie che mi sono uscite prima, se quella è una persona confusa, figuratevi cosa può portarsi dietro se non confusione. Chi sta nella luna si affossa, chi sta nell'energia della luna affossa se stesso e gli altri. E intanto qua è uscito il 10 di bastoni. Ok. Vediamo se questa persona si è pentita. Quindi la situazione sicuramente pesa a questa persona. Vediamo se si è pentita di quello che ha fatto. È anche in attesa questa persona. Vediamo se si è pentita. 6 di bastoni e 4 di denari. Oh, che gioco d'orgoglio. Allora, si è pentita questa persona. Secondo me questa persona va avanti in questa situazione, va avanti con questa facciata per non darvela vinta. Come vi dicevo prima, è battagliera. E, tra l'altro, questa persona non sa se l'ha fatta così grossa che ormai non c'è più trippa per gatti. Vediamo un po'. Pensa di averla combinata grossa, pensa che ormai la porta è chiusa. Vediamo un po'. Si è pentita di quello che ha fatto questa persona. Un po'. Di nuovo la luna. Oh. Allora, io penso che questa persona, da come sono uscite le carte, intanto ve le raddrizzo perché poi nel video vengono tutte storte ed è proprio antipatico da vedere. Ok. Allora, penso che questa persona stia un po' seppellendo dentro di sé quello che potrebbe essere il rimorso rispetto a quello che ha fatto. Sì che è pentita, si è resa conto di quello che ha fatto, è come se si è resa conto questa persona, perché è fin troppo sensibile per non essersene resa conto. Tra l'altro vede in voi una persona dolce, sensibile, amorevole, per cui qua emergono tante figure. Ve lo dico, questa situazione potrebbe essere ingarbugliata per la presenza di tante altre persone che hanno messo becco in questa situazione, oppure, ad esempio, se è un'amica, potrebbe esserci di mezzo un uomo, o un'altra persona, un altro ragazzo coinvolto nella cerchia delle amicizie, o se è un uomo, allora qui veramente questa persona a malincuore ha dovuto prendere la decisione di allontanarsi. Però questa è una persona che ancora romanticamente vi pensa, che ancora vi vede romanticamente nei suoi sogni, nei suoi pensieri, e se non è in una maniera romantica, comunque pensa al passato, c'è ancora attaccamento nel passato, però questa persona è anche fiduciosa e ottimista, quindi
che le cose un giorno, un domani, al primo segnale, potrebbero cambiare. Questa persona, tra l'altro, mi viene che sì, ha fatto la scelta che ha fatto, quindi vi ha fatto quello che vi ha fatto. Si è pentito? Adesso sta guardando molto il suo interesse. Vi dico, per come sono adesso le carte, sembra che questa persona sì, ha della mancanza, sì, vi rivorrebbe indietro, è vero, però è come se adesso dicesse, allora io adesso aspetto 4-4, io faccio i fatti miei, proseguo la mia vita. Metto le storie su Instagram, su Facebook, mi faccio notare, metto le bricioline, vediamo se questa persona mi dà dei segnali, quindi sta aspettando anche dei segnali da parte vostra. Per questa persona non è tutto finito, almeno per le carte che sono uscite, è un qualcosa che è ancora in atto, perché pensa che voi siete troppo buoni, troppo gentili per aver chiuso. Quindi pensa che la situazione, vedete, il 3 dell'imperatrice, 3 e 3, è un qualcosa che sta ancora andando avanti per questa persona. Quindi si è pentita? Sì, si è pentita, però pensa che non tutto il latte è stato versato, quindi che c'è ancora da recuperare. Che l'ha fatta grossa, sì. Che è difficile tornare sui propri passi, sì. La vedo molto presa nella sua posizione. La vedo molto concentrata su quello che adesso attualmente è suo, che adesso è come se dicessi ora mi libero di tutto, faccio il mio volo, prendo la rincorsa e faccio tutto quello che mi pare, non ho bisogno di niente, non ho bisogno di lei o di lui. Poi in realtà sotto sotto invece è lì che dice no, torna indietro. Quindi c'è una parte di questa persona che questa persona sta volutamente seppellendo, come vi dicevo prima, proprio sotto la sabbia, come uno struzzo. Che veramente vorrebbe invece tornare sui suoi passi, si sta mangiando le mani. Però è così convinta perché chi ascolta questa variante con questa sodalite, adesso ho capito perché l'hai scelta. Sei così buono di cuore, o buona di cuore, che questa persona è convinta al 100% che sei tu a farlo il passo stavolta. Anzi, che lo farei sempre il passo. E che se anche tu non dovessi fare il passo, nel momento in cui lui o lei fanno il passo, tu sei di nuovo a braccia aperte perché lo vede come un momento. Per questa persona è solo un momento. Allora, vediamo cosa ti consiglia di fare il Moonology. Variante numero 2. Cosa ti consiglia di fare il Moonology? Cosa ti consiglia di fare il Moonology? Variante numero 2 riguardo a questa situazione. Variante sodalite. Tu vali abbastanza. E cosa vorresti realizzare? Ecco. Vi dicevo, qui è una never ending story, cioè questa persona se voi tornate torna, è lì che aspetta, non aspetta altro, intanto si fa la sua vita, intanto colleziona i suoi trofei, però vi aspetta. Però quello che vi chiedono adesso le carte è, ma voi con questa persona cosa potreste costruire? Un qualcosa che poi va a fuoco? Cosa volete costruire? Un qualcosa in cui poi andate a ingarbugliarvi? Tra l'altro questa situazione qui, perché come vi dicevo, chi sta nell'energia della luna poi vi affossa e qui è uscita la luna per ben 2 volte nella stesa, quindi è molto forte come energia. Questa è una persona che poi fa venire a voi i sensi di colpa, i rimorsi e dove avete sbagliato e cosa avete fatto di male. Invece no, ragazzi e ragazze, voi uscite con l'energia dell'imperatrice, ma stiamo scherzando. C'è un'energia di abbondanza, di floridità e qui c'è la luna piena in vergine, quindi un'abbondanza che valdirà proprio il grano maturo. Quindi voi siete molto di più rispetto a questa persona. Vi state ponendo a livello di qualcuno che vi fa le scarpe, ok? E le carte vi vogliono far focalizzare su questo. Voi siete disposti a recuperare l'amicizia o il rapporto con questa persona, che diciamo non è proprio positivissima, perché se un uomo c'ha altre donne nella sua vita, è uscita pure qui la luna, quindi è lì che dice adesso se torni ti rimetto di nuovo fra i miei trofei, quindi ti riprendo come trofeo, ti riutilizzo come voglio, ti rigiro come una bambola e poi ti rimetto in vetrina. Poi mi faccio di nuovo la mia vita, torni, io ti rifaccio di nuovo questo percorso. Quindi questo è un individuo che è meglio perderlo. E infatti le carte qui vi chiedono, ma tu veramente vuoi far parte della lista dei trofei di questa persona? Ma è meglio se tu fai credere a questa persona che è lui o lei il trofeo della tua vita. Se è un'amicizia, vale lo stesso, ma tu sei disposta a metterti di nuovo in una situazione in cui ci saranno dei conflitti, ci saranno delle liti, verrai sminuita, ti sentirai sminuita a favore di questa persona che poi...
Goduriosamente si farà gli affari suoi, seppellirà tutti i problemi sotto la sabbia, tu vali molto di più. Quindi è pentita questa persona? Sì, perché sa quello che ha perso tanto, ha perso gioia, abbondanza, bellezza, ha perso tutto con voi. Cioè, non ha perso il suo mondo, perché comunque continua a collezionare i suoi grandi successi, però comunque si è pentita di quello che ha fatto, perché pensa che non ve lo meritiate. Però allo stesso tempo questa è una persona fin troppo egoista. Per tornare sui suoi passi, variante sodalite, aiutati che il cielo ti aiuta. Ti do un grande in bocca al lupo e vi aspetto al prossimo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Se vi siete ritrovati, lasciateci un like. Ciao ragazzi!